the weather outside is frightful. La vigilia e il Natale si avvicinano e c'è chi inizia a pensare a cosa cucinare per le feste. Da nord a sud le tradizioni si tramandano, i piatti si differenziano, ma la regola d'oro resta sempre soltanto una, cioè quella di mangiare bene. Del resto in Italia, paese rinomato per la sua eccellente cucina, non potrebbe che essere così. A Pesaro in tanti accoglieranno i propri familiari con un piatto di cappelletti in brodo, altri con le tagliatelle e i cannelloni, senza dimenticare il gran bel finale col pandoro e panettone. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa hanno intenzione di cucinare per il 24 e 25 dicembre. Tagliatelle mille foglie. Anche la vigilia cucina lei? Sì, io e mio marito alla vigilia siamo, invece per il Natale con i figli. Capelletti in brodo, con la carne di manzo, di vitello, il cappone, e poi dopo farò un arrosto con delle verdure e delle patate al forno. Poi noi facciamo sempre il panettone in casa, farcito, che lo facciamo farcito noi. Cucina lei anche per la vigilia? Sì, cucino sempre io. Cappelletti in brodo classico, con bollito e vari contorni. Pasticciata? Forse sì, noi la chiamiamo pasticciata, alcuni la chiamano il brasato, però sono i classici, diciamo così. Cucina lei anche la vigilia? Avrà ospiti? La vigilia io ho gli ospiti il giorno di Natale. Mia madre. La vigilia? Da mia cognata. Perciò meglio di così si muore. Le vigilie a base di pesce e il primo, il 25, a base di carne. Quindi ha ospiti? Diciamo, solo i familiari stretti. Cappelletti, noi abbiamo cappelletti e brodo. E la vigilia? Ceci. How I'll hate going out in the storm.